Prima di oggi solo una volta uno straniero aveva vinto questa gara. Come sempre coalizzati i belgi per impedire il bis. Si comincia con una fuga dello svizzero Kubler, che a Ostenda trascina con sé Titar, Ausenda, Desplanté e Smits. È il campione del mondo Scott a guidare la caccia ai fuggitivi. Sull'infernale pavé la fatica taglia le gambe. Intanto avanti sono ora in fuga il francese Caput e il belga Mathieu, presto raggiunti da Fiorenzo Magni. Scott sa come evitare i sobbalzi del pavé. Eccoli tre. Mathieu, che staccato ha ripreso Magni, il 54, e Caput. La pedalata di Fiorenzo è quella dell'atleta superiore. Scott è rientrato in gruppo, sono in 17 contro 1. Ma qui risalta la freschezza della maglia rosa. Un volatone iniziato da lontano per evitare sorprese. Tutti battuti. La sorpresa della folla si muta in ammirazione. Gli occhi di Fiorenzo brillano di gioia e di commozione. Altro che fiori hai meritato oggi. Vi ci vorrebbe un monumento.